Grazie mille. Allora, oggi c'è anche un'iniziativa particolare, quella legata a questa biblioteca diffusa, che ha uno scopo principale rispetto al 25 novembre, almeno in questa giornata. Sì, è il secondo anno che organizziamo con tutta la rete delle biblioteche di Milano in tutte le nostre anagrafi dei presidi culturali. Lo abbiamo detto tante volte, il problema dei femminicidi è un problema che sottende a un sistema patriarcale di cui tutti, donne e uomini, siamo ovviamente dentro fin dalla nascita e quindi abbiamo bisogno di un percorso di decostruzione che è un percorso innanzitutto culturale. Per farlo speriamo che le letture che il nostro sistema biblioteche ha selezionato possano essere magari un primo passo per chi, senza sensi di colpa inutili, ma con la consapevolezza che ciascuno di noi vuole fare la propria parte, ha il desiderio di iniziare, di approcciarsi magari appunto ad approfondire i sistemi, il sistema nel suo funzionamento e aiutarci quindi a indossare come società delle lenti diverse in cui gli squilibri e le discriminazioni quotidiane, anche più piccole, siano più evidenti e possano quindi essere, contrastate. Quindi siamo molto felici e speriamo che davvero tutte le persone, tutti i cittadini possano essere sensibilizzati. Il bello dei nostri servizi è che davvero ci vengono tutte le persone, così come la violenza purtroppo sappiamo è un fenomeno assolutamente sistemico e trasversale a tutte le persone. Grazie. Assessore, ieri i numeri della rete d'assistenza del Comune di Milano purtroppo stanno aumentando. È un purtroppo magari che può essere invece anche un segnale diverso. C'è più consapevolezza nelle denunce, nel richiedere aiuto. Sicuramente c'è molta più consapevolezza e questo è un bene. Al tempo stesso, in questa fase anche di messa in discussione del patriarcato, il rischio della violenza, dell'aumento della violenza è più forte, perché proprio quando si perde il potere che gli uomini possono essere ancora più violenti e passare in qualche modo ad atti più gravi. Infatti il numero degli omicidi in Italia sta diminuendo, ma non sta diminuendo il numero dei femminicidi, che anzi è in leggero aumento. Questo ci dice che c'è moltissimo da fare. Ieri abbiamo, secondo me, fatto un passaggio molto importante, perché abbiamo firmato un protocollo di tutta la rete antiviolenza della città, firmato da oltre 40 soggetti, dal comune, i municipi, il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni, le loro procure, tutti i centri antiviolenza, le case rifugio, l'ufficio scolastico provinciale, per definire le forze dell'ordine, per definire ciascuno cosa può fare in rete gli uni con gli altri. Dobbiamo partire ovviamente dall'educazione, dalla primissima infanzia, da un lavoro culturale profondo, in una logica preventiva, ma dobbiamo riuscire a essere ancora più efficaci nel dare risposte tempestive ai primi segnali di rischio, di pericolo e di violenza, perché dobbiamo intervenire e dare delle possibilità di uscita da circuiti di rischio a tutte le persone coinvolte. Quindi anche le risposte che poi devono avvenire devono essere sempre più forti, finanziate con maggiore stabilità, come comune lo stiamo facendo in modo molto, molto importante, e poi accompagnare all'autonomia le persone che escono dai percorsi di accoglienza che garantiamo alle donne vittime della violenza maschile. Ecco, l'altra cosa importante è che da quest'anno, per fortuna, abbiamo cominciato ad aggiungere l'aggettivo maschile a violenza, perché bisogna contrastare la violenza maschile contro le donne, diamo un nome alle cose, è una questione maschile.